Ciao a tutti! Oggi vediamo insieme come realizzare questa mattonella con tanti petali. Iniziamo con questo colore e andiamo a lavorare un anello magico. Allora, su questo anello magico andiamo a lavorare una ci agganciamo con la prima catenella e andiamo a lavorare la prima maglia alta, ovvero le 3 catenelle. Quindi una per agganciarci, poi due e tre. Abbiamo fatto la prima maglia alta, ora ne lavoriamo altre 15. Ok, ecco qua, quindi vado a tirare la catena dell'anello magico e mi aggancio una maglia bassissima alla prima maglia lavorata. Ok, inizio al secondo giro. Ok, quindi iniziamo al secondo giro e lavoriamo praticamente 16 punti puff da due riprese praticamente. Iniziamo subito, allunghiamo più o meno di 1 cm, prendiamo il filo, entriamo dentro, tiriamo su e lo rifacciamo ancora un'altra volta. Andiamo il filo, entriamo dentro e torniamo su. Tenete bene, diciamo, il lavoro sull'uncinetto con il medio e poi vado a chiudere tutto quanto. Lavoro una catenella e vado sul punto successivo. Quindi su. Una volta e ancora una seconda volta. Ok, prendo il filo e chiudo tutto. Lavoro ancora una catenella e vado avanti, quindi ancora uno, due, prendo il filo e chiudo tutto. Quindi lavoro tutto il giro in questo modo. Ok, ecco qua. Adesso vado a chiudere il giro puntando l'uncinetto sulla chiusura del primo punto puff e quindi prendo il filo e chiudo con la maglia bassissima. Ok, iniziamo il terzo giro e mi sposto con la maglia bassissima sull'archetto di una catenella che ho dopo il punto sottostante. Iniziamo a lavorare, anche qui devo lavorare dei punti puff, però non prendendo il filo 2 volte, questa volta 3. Quindi allungo, prendo il filo, una, due e tre. Prendo il filo, chiudo tutto, poi lavoro 2 catenelle, una e due. Poi vado sul punto successivo, entro, uno. 2 e 3, prendo il filo, chiudo, 1 e 2, punto successivo ancora, 1, 2 e 3, prendo il filo, chiudo e 2 catenelle e vado avanti per tutto il giro, così. Ecco qua, adesso vado a chiudere il giro andando a puntare l'uncinetto sulla prima maglia lavorata e chiudo con la maglia bassissima. Ok, e inizio il quarto giro. Allora, il quarto giro mi aggancio sempre all'archetto successivo con la maglia bassissima e vado a lavorare su ogni spazio, praticamente ogni archetto. Devo andare a lavorare un punto puff di 4 riprese e mi faccio in questo modo, quindi allungo. Prendo il filo, quindi una, due, tre e quattro. Chiudo, lavoro 3 catenelle, due e tre, poi vado ancora avanti, quindi uno, due, tre, quattro. Prendo il filo, chiudo tutto, 3 catenelle, 1, 2 e 3,
Ancora, faccio vedere perché poi vi spiego. Dobbiamo fare qualcosa di particolare questo giro. Quindi 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo e chiudo tutto. Ok, lavoro 3 catenelle. Adesso vado sul punto successivo. Allora, qui faccio un punto puff da 4, sempre 2, 3, 4, prendo il filo, chiudo tutto. Allora, adesso, siccome dobbiamo andare iniziare a creare il quadrato, diciamo per formare gli angoli, qui dovrò andare a lavorare invece che 3 catenelle, ne vado a lavorare 5. Quindi il primo, il secondo e il terzo, appena lavorati, lavoro 3 catenelle successivamente. Dopo il quarto invece lavoro 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E vado avanti, anche qui sempre vado avanti in questo modo, quindi sempre punto puff, poi 3 catenelle. Ok, 1, 2 e 3. E quindi vado avanti in questo modo, praticamente ogni 4 punti puff, dopo il quarto punto puff lavoro 5 catenelle, gli altri invece li lavoro sempre con 3 catenelle. Ok, arrivata la fine del giro, allungo il gappietto, dopo le 5 catenelle taglio il filo. Ok, infilo la codina sul lago e vado a chiudere il lavoro, quindi entro sulla maglia di chiusura e poi entro dentro la catenella, l'ultima che ho lavorato, e tiro un pochino. Ok, e poi vado dietro a nascondere in mezzo alle trame. Sistemo bene la codina e poi taglio il filo. Ecco qua. Adesso prendiamo l'altro gomitolo con l'altro colore e facciamo il contorno. Ok, prendiamo quindi la mattonella e andiamo a lavorare dove c'è l'archetto con 5 catenelle, qualsiasi sia, uno dei quattro. Allora, prendo il filo bianco, anzi questo è panna, prendo il filo e mi aggancio con una catenella, quindi. E ne lavoro altre due per fare la prima maglia alta. Ok, poi lavoro altre 3 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Ok, adesso passo. Allora, questo è il solito mezzo angolo che concluderò alla fine del giro. Adesso vado sull'archetto successivo, lavoro 4 maglie alte. 2. 3 e 4. Poi ancora sull'archetto successivo, 4 maglie alte. 2, 3 e 4. Di nuovo 1. 2, 3, 4. Ok, sono arrivata all'angolo successivo. Qui vado a lavorare 4 maglie Ok, adesso lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3 e di nuovo 4 maglie alte. Quindi da qui riparto la sequenza da ripetere 4 volte. Adesso faccio vedere l'angolo completo e poi ci aggiorniamo all'ultimo passaggio del giro. 2,
3 e 4. Ok, quindi ecco qua. Adesso lavoro, quindi ripeto questo schema tutto il giro e poi ci vediamo alla fine qui per vedere come concludere. Ok, ecco qua, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho lavorato sull'angolo che avevo lavorato per primo le altre 4 maglie alte, le 3 catenelle, adesso allungo il gappietto e taglio. Ok, quindi infilo il solito ago sulla codina e vado a chiudere, quindi entro sulla seconda maglia, sulla solina della seconda maglia, entro in questo modo come sempre e mi vado ad infilare dentro la catenella. Così, e poi vado dietro a nascondere la codina. Nascondo bene e poi la mattonella è conclusa. Ed ecco qua, la mattonella è terminata. Bene, anche questo video è terminato. Spero che vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!